È dal 1995 che i colleghi sono ingabbiati nelle proprie qualifiche in attesa di questa riforma e quindi noi speriamo che si riesca a fare una riforma quantomeno accettabile. Poliziotti in piazza a Como come nel resto d'Italia, oggi per il riordino delle carriere. Davanti alla questura questa mattina presidio e volantinaggio organizzato dalla segreteria provinciale del SILP, Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia, CGIL, per sensibilizzare il governo e modificare il provvedimento in Parlamento. Abbiamo chiesto e ottenuto risorse importanti per la riforma dei ruoli e delle qualifiche, scrive il sindacato, al momento il quadro però continua ad essere confuso. È 25 anni che aspettiamo questo riordino. E visto che sono stati stanziati i soldi, si parla di circa 1 miliardo di euro e sono stati stanziati il 23 di febbraio, adesso ci sono questi 3 mesi, queste settimane prossime in cui si può discutere una riforma delle carriere quantomeno accettabile, perché quella che ci è stata proposta è inaccettabile al momento. Far progredire di carriera i poliziotti con gli adeguati concorsi vuol dire anche offrire più sicurezza ai cittadini. Un agente deve avere la possibilità di progredire in carriera, non rimanere bloccato a vita come avviene adesso perché non si fanno più concorsi interni. I titoli, i meriti e le professionalità di chi fa il poliziotto da una vita devono essere valorizzati, dicono ancora dal sindacato. Tutto questo senza dimenticare i problemi ormai cronici di organici, mezzi e strutture. La carenza di uomini e mezzi è una questione che ci riguarda da vicino e speriamo anche questa situazione di sanarla nel prossimo futuro.